Racconto d'arte, nuova puntata, ben ritrovati a una nuova puntata della nostra rubrica dedicata all'analisi e all'approfondimento di opere d'arte e artisti appartenenti al panorama ovviamente artistico italiano ma anche internazionale. Quest'oggi, sotto vostro suggerimento, torniamo a parlare di Vincent Willem van Gogh. Nato a Zundert il 30 marzo del 1853 e morto il 20 luglio del 1890, è stato un pittore olandese, un autore di quasi 900 dipinti e più di 1000 disegni, ovviamente senza contare i diversi schizzi non portati a termine e i moltissimi appunti destinati probabilmente alla realizzazione di imitazione di disegni artistici di provenienza giapponese. Fu una personalità tanto geniale quanto incompresa, soprattutto in vita, quando spesso venne disprezzata per le sue forme artistiche di espressione, ma in realtà influenzò parecchi artisti, suoi contemporanei, ma anche chi venne dopo. Ovviamente particolare influenza ebbe sugli artisti appartenenti alla corrente artistica dell'impressionismo. L'opera scelta per quest'oggi è La Casa Gialla, parliamo di un dipinto che ritrae la veduta di un'abitazione presa in affitto dal pittore per fondare la sua comunità artistica. Questo dipinto è datato 1888, è un olio su tela che misura 72x91,5 cm e ovviamente è custodito, esposto al Van Gogh Museum di Amsterdam. Quello che dicevamo prima è che la veduta dipinta dall'artista raffigura un gruppo di edifici che si affaccia su un ampio spazio sterrato. Vi sono due cumuli di terra ammassati a sinistra e a destra lungo il marciapiede che costeggia la facciata delle case, poi abbiamo la strada che costeggia gli edifici di destra e passa davanti al Café de l'Alcazar, che è riconoscibile per i tavolini che espone all'esterno. Procedendo poi sotto il ponte della ferrovia, ovviamente vi è il passaggio, vi si può osservare il passaggio di un treno a vapore, e in lontananza possiamo anche ammirare un altro cavalcavia incorniciato da quello in cui sta passando il treno. Alcuni passanti percorrono la strada sterrata, altri sono seduti proprio ai tavolini di questo caffè. A sinistra invece, proprio in prossimità dell'angolo della strada, è dipinta la casa dalla facciata di colore giallo e le persiane verdi come l'ingresso. A fianco una tenda rossa copre l'ingresso di un'attività e infine, oltre il lampione dipinto in primo piano, troviamo un'inferriata che protegge uno spazio verde dove cresce un piccolo albero. Infine, lungo la stradina si intravede un edificio dalle pareti rosa. Ecco, questa è un po' la descrizione della scena raffigurata da Van Gogh. Ma entriamo in merito alla questione stile, perché in questo dipinto si inizia a cogliere quello che è lo stile delle sue ultime opere, nel quale l'intento naturalista si coniuga alla pennellata espressionista, possiamo dire così. Inoltre l'assenza del chiaroscuro avvicina questo dipinto allo stile delle stampe giapponesi, che erano molto amate, come dicevamo all'inizio, da Vincent van Gogh. E poi ci sono le varie componenti figurative del dipinto che sono state realizzate attraverso delle campiture di colore bidimensionale segnate da alcune linee di contorno. Ecco, questa scelta del pittore è particolarmente evidente sugli edifici, sulle facciate, sugli infissi. Vediamo comunque un colore che viene steso con brevi pennellate espressive con diverso orientamento, e infine invece sul terreno e sugli alberi i segni sono curvi mentre diventano orizzontali e verticali sulle abitazioni. Per quanto riguarda ovviamente il colore, quello che possiamo dire è che ovviamente già a partire dal titolo si comprende la predominanza di questo colore, del colore giallo, della veduta. Infatti la parte inferiore dell'opera è quasi interamente risolta con diverse tonalità del giallo che compare sulle pareti degli edifici ma anche sulla strada. Nella parte superiore invece prevale ovviamente il blu del cielo, che contrasta per la sua freddezza proprio con il caldo del colore intenso del giallo. I colori brillanti in ogni caso raccontano quello che è il sole mediterraneo, ma allo stesso tempo sottolineano l'espressione dello stato d'animo, i sentimenti del pittore, che è proprio affascinato da questo posto. Quindi, accanto alla necessità di descrivere la luce intensa, ovviamente lui
fa utilizzo del giallo proprio come simbolo di amicizia e speranza. Ecco, proprio all'interno della Casa Gialla, infatti, lui voleva creare una comunità di artisti ad Arles, incoraggiato anche dall'arrivo imminente di Gauguin. Per quanto riguarda lo spazio, ovviamente abbiamo una prospettiva accidentale con l'angolo dell'abitazione rivolto verso l'osservatore del dipinto, che può così apprezzare entrambe le facciate dell'edificio. Il primo piano invece è occupato interamente dallo spazio aperto e libero della piazza, dove si vedono tracce di lavori sulla pavimentazione. Poi abbiamo detto il cumulo di terra che attraversa la piazza in obliquo a sinistra e quindi induce lo sguardo dell'osservatore verso la Casa Gialla, quella direzione, e poi altri cumuli di terra che costeggiano, come accennavamo prima, le facciate dei palazzi allineate sulla destra e quindi portano lo sguardo dell'osservatore verso la profondità, quindi verso il ponte ferroviario. Quindi in realtà il punto di vista è alto, però allo stesso tempo si contrappone a quello basso dei passanti. Infine, ovviamente non possiamo non parlare della composizione e dell'inquadratura di quest'opera. È un dipinto di forma rettangolare con inquadratura orizzontale che racchiude un'ampia veduta urbana. Ovviamente l'edificio abitato dall'artista, da Van Gogh, si trova al centro del piano del dipinto e si conferma così come soggetto principale. La struttura compositiva si caratterizza anche per linee oblique che corrono lungo le fughe prospettiche delle abitazioni, mentre a destra troviamo la linea orizzontale del ponte ferroviario a cui accennavamo prima, dove passa il treno a vapore. Infine, il cumulo di terreno dipinto a sinistra coincide anche con quella diagonale che sale dal basso dello stesso lato e diventa quindi un asse fondamentale nella composizione. Era questa l'ultima chicca dell'analisi di quest'opera. Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata di Racconto d'Arte.